Ops, ho messo una Z di troppo. È davanti. Hai sentito la lettera che ha detto il nostro Google? Aspetta, no, quella no, lì. No, Z. Ok, questa è la lettera della nostra sfida di oggi. Che cosa andremo a fare, Nina? Ma la Z o la? Eh no, no, la Z non c'entra niente, ho sbagliato a scrivere. Oggi andremo a mangiare per le prossime 24 ore solo cibi che iniziano con la lettera A. Oh yeah! Arancia. Aramala. Arachidi. Effettivamente pensaci. Cosa inizia con la A? Altitudine. Ma lo scopriremo solo andando al supermercato. Così non funziona. Io stasera vorrei cenare, se permetti. Quindi vediamo di trovare qualcosa diverso dalle arachidi, che non me le mangio. Va bene. Ci vediamo dopo quando siamo al supermercato. E se non lasciate un like, Piadina verrà a cercarvi. Quindi state molto attenti. Ragazzi, stiamo girando nel supermercato da un sacco e non troviamo niente con la A. Finalmente, dopo 3 scaffali di fila senza nessun prodotto con la A, ne ho trovato uno. A Nutella. Non credo che esista, sai. Come no? Io so di Roma. Io so di Roma, quindi sento. Mangio a Nutella. Che bugiardo. Prendo questa perché è la Nutella. No, Nutella. No, non puoi. Non c'è. Però niente. Abbiamo già trovato qualcosa. Sì, va bene, le alette di pollo, ma solo quelle. Lo so. Ragazzi, non troviamo niente. Siamo completamente disperati. Con cosa vivremo per le prossime 24 ore? Io, Matti, ho trovato questo. Gli archetti con cioccolato. Mamma mia, che tristezza, Ninna. Matti, potremmo prendere... aspetta, te lo dico subito. Agarz. Oppure... capo, Marolan Gop. No, cioè... oppure Amicado. Cioè, ti rendi conto che da come siamo messi in questo momento non possiamo sopravvivere 24 ore perché abbiamo solo la cena. Abbiamo trovato solo quella, Ninna. No. Solo la cena abbiamo. Io, Allegri, ripieni alla nocciola. Ma che cos'è Allegri? Matti, in realtà potremmo fare la matriciana e tu lo sai benissimo. Lo so, ma la mangiamo sempre. È vero ragazzi, abbiamo fatto tipo 3 volte non ce in la una faccio settimana più. Speriamo bene. Beh Ninna, io penso invece che riguardo alle bibite non abbiamo davvero nemmeno un problema. C'è la regina delle bibite che inizia con l'acqua. L'acqua. Beh, su questo dai non possiamo. Quindi vivremo d'acqua per 24 ore. Per forza, come sempre tra l'altro. Uffa. La vittoria è schiacciante, nessuna bibita può essere paragonata alla signora acqua. L'aranciata. Vai, prendiamo l'aranciata. No, l'acqua. Voi sapete qual è l'unico modo per far mangiare la frutta a Matti? Questo? Frullarla e fare le sfide, perché sennò tu non avresti mai mangiato le arance. Sì, effettivamente no. Che poi aspetta, perché non è che è un modo che tipo usiamo da tanto. È una settimana che sto provando a mangiare le arance in questo modo, eh. Cioè, mangiare berle, sì. Lui si fa l'estratto di arancia quando potrebbe benissimo farsi il succo, cioè con quello che spremi, che tra l'altro abbiamo, però vabbè, lasciamo perdere. No, non è che tu mi hai detto facciamolo in questo modo, no, per mangiare la frutta. Ma abbiamo detto la centrifuga. Eccola. Di mele, no? Ma che mele? Ma chi? Tu, no, ma stiamo facendo la sfida della A, non della M. Ma che cos'hai? Ma arriveremo alla M, allora ti farò le mele. Tu sei tutta pazza. Sì, vabbè, comunque guardate come funziona questa cosa. Fa un po' di rumore. Immagino. Allora, mettiamo prima. Ma dove le butti? Qua nel buchino. Che brutto, mamma mia. Non riesco a vederla la frutta. Poi accendiamo. E tu. Ah, dobbiamo aprire qua. Questa è stregoneria. No. Questa è magia pura, Ninna. Sì. È l'unico modo per farti mangiare le Cioè, aspetta. Che poi non pensare che mi piaccia chissà quanto, però... Quanto sei faticoso. Poi io non capisco sta cosa. Ah, che schifo. Ma cos'è, Ninna? È una barretta di scarti. Hashtag barretta di scarti. Io odio quella cosa che esce. Guardala come cade. Sembra... pupù. Willy non è d'accordo intanto. Sempre a sbadigliare. Guardate, sembra della pupù. Matti! Lo so, non mi piace, che ti posso fare? Comunque, ora che ho frullato, come si... Hai centrifugato? Centrifugato, esatto. Le arance dobbiamo solo aspettare che finisca di far uscire tutto il zucchino. E tutta la pupù, dipende da come guardi. Comunque, o da qui o da qui. Comunque, abbiamo trovato al supermercato anche questi archetti con cioccolato.
che sono curiosa di vedere. Lo hanno visto anche loro durante le clip. E considerate che è l'unico, e dico unico, dolce che abbiamo trovato che inizia con la lettera A. E che poi il bello è che in realtà sono biscotti con la B, quindi neanche li potremo mangiare. No, sì, solo che si chiamano archetti con cioccolato. Sono archetti, non biscotti. È una specie di truffa. Sì, però No. È un trucchetto per mangiare, perché io non posso aspettare fino a cena bevendo solo quella cosa. E in più abbiamo trovato anche gli arachidi. Sì, ma è cioè, come li chiami tu quelli? Anacardi. Gli anacardi. Guardate quanto è. Oh, yeah. Sì, piadina, yeah. Comunque è pronta, te la metto nel bicchiere. Ecco qua, Matti. Potevo volere pure pieno. No, tutto non me lo bevo, col cavolo. No, Ninna, tutto non lo bevo, assolutamente no. Ma come no, Matti? No. Cosa mangi tu? Oltre alla spremuta di arancia? Non è che io abbia tanta scelta, mi apro un biscottino, nel senso, non c'è niente a... Ah, gli arachidi. Cioè, dobbiamo fare una... Cosa dobbiamo fare? Tu puoi mangiare solo questi, io solo questi. Ma cos'è? Di che stiamo parlando? Ma che lettera è la? Dai. Non mi vanno questi. Anche a me. Dai, sentiamo un biscotto, vediamo come sono. Un archetto, ricordati, perché se dici biscotto perso. Giusto. Però nella prossima sfida dovremmo trovare un biscotto che inizi con la B. Cioè biscotto? No. Biscuits. Nutella. Ma inizia con la N. Io non vedo l'ora che arrivi l'N, ve lo giuro. Facciamo così: a 15.000 mi piace lo faremo con la lettera B. Facciamola diventare una serie. Ogni settimana una lettera diversa. Esatto. Attenzione, gli archetti che sembrano più delle calamite, guardate. No, quelli del cavallo. Gli cosi. Zoccoli. No? I zoccoli. Assaggio in diretta fallito. Perché? Non mi piacciono. Sono quei biscotti che ti offrono quando bevi il tè, tipo quelli insensati nelle scatole giganti o quelle nelle scatole di latta delle nonne, no? Buonissimi. It's time to... Vai, bevi. È tua. Bevi? Io ho l'acqua. È buona. Non è vero. No. Io ho preso la mia acqua preferita, guardate. Matti. Vado. 3, 2, 1. Vabbè, questa è la mia acqua preferita perché è tanto frizzante. Non c'è storia. Solo mia questa. Chi se ne frega, l'importante è che non bevo questa. Dai, Matti, ti fa bene, diteglielo anche voi. Lo so che fa bene, è per questo la sto bevendo. Che dire, non esiste altro da mangiare. Dobbiamo aspettare la cena, che però non sembra brutta. Dobbiamo continuare a mangiare gli archetti. Però è troppo poca questa merenda. Io non voglio una merenda poca, voglio una grande merenda. Ci vediamo a cena. A dopo. Dai, poteva andare peggio come la merenda e invece è andata bene. Io l'avevo detto che la cena sarebbe stata la cosa migliore. Guardate un po' qui che cosa abbiamo. Che cosa offre lo chef? Oh, voilà. Lo chef offre arrosticini di pollo gustosi, bene. E invece poi? E alette di pollo. Alette di pollo. Meno male che esiste l'A. Ma poi il bello è che inizia con l'A e finisce con pollo, se ci fai caso. Arrosticini, sì, di pollo, non e so alette se di è un pollo. Po' un baroncino, però vabbè, è uguale. No, sono alette. E invece lo chef Corinna offre la stessa cosa. Lo chef Corinna offre No, io non le tocco queste Dai, cose. Le alici. Sì, filetti di alici. No, quelle io non le tocco. Devi non le tocco proprio. L'ho fatta. Fammi sentire l'odore. Che schifo. No. Dai, un po' sì. Ma come si prendono poi? Ma tutto questo olio. Buona fortuna, Ninna. Io tifo per te, ricordatelo. Ricorda che noi siamo qui per te. Oh, mamma mia. Oh, ma cos'è
cos'è tutto questo olio? Asciugalo col tovagliolo. Cosa devo assaggiare? Attenzione, alici con la lettera A. Per questo speciale della lettera A, appunto, abbiamo le alici di Ninna. Vi ricordiamo che lasciando un bel mi piace uscirà l'episodio con solo cibo con la lettera B. Ora però non perdiamo tempo, partiamo all'assaggio. 3, 2, 1. Alici di Alice. Hai rovinato tutto il momento speciale. Come sono? Penso che il cibo dei gatti sia la stessa cosa. Ah, e beh, ovvio, ai gatti piace il pesce. L'acqua inizia acqua. Con la, stai tranquilla, non abbiamo problemi. Ma quante acque c'hai? Oh, io ho la mia personale. Va bene, mamma mia. Quanto è caduta la fotocamera? Scusate, c'è stato un piccolo errore di programma. È il mio momento però, non ho ancora assaggiato la letta di pollo straordinaria di Matti. Vediamo un po', sembra buona, eh. Ma l'hai fatta te? Mm-hmm. No, sì. Com'è? Eccellente, ma... Si è scaricata la luce. Vabbè, senza luce vi dico che la cottura delle alette di pollo e degli arrosticini di pollo è perfetta. Io non so come ho fatto. Sei uno chef. Ormai di sicuro sono meglio di Ninna. Ormai ragazzi, no, ormai mi devo cuocere le cose da solo per farle ma bene. Ma stai zitto, sono bravissima io. Gustoso. Sai che cosa dovremo mangiare a colazione domani, vero? Cosa? Come gli si archetti. Chiamano? Gli archetti. Domani a colazione avremo Archetti e acqua, no. Sì, mi rifiuto, sentite. Aranciata. Non ce l'abbiamo, perché non l'abbiamo presa. Perché ho detto che è meglio l'acqua alla divina regina delle bibite. Hai ragione. Sapete che vi dico? Mi tengo anche queste per domani a colazione. E noi ci vediamo nel prossimo video. Seguiteci su Instagram e non mangiate mai le alici, che non sono tanto buone, ve lo giuro. Ciao.